Lo spiegherò più avanti, Luca. Non voglio spoilerare per chi ancora non ha avuto modo di esplorare Persona 5. Lo so, qualcuno. Ehi, sei tu! Buongiorno, stai andando a scuola? Io sto tornando a casa, il sole del mattino è troppo forte. Che lavoro fai? Ichiko Oya, giornalista. Vengo da una nottata di duro lavoro. Non sono una che batte la fiacca, sai? Beh, datti da fare con lo studio. Cominciavo a pensare che non sareste venuti. Allora, a chi dobbiamo risvegliare il cuore? Un boss della mafia. Mafia? Di cosa stai parlando? Sono loro stessi a definirsi così. Pare che siano responsabili dei recenti casi di phishing. Inoltre, quando vieni preso di mira, continuano a minacciarti fin quando non ottengono quello che vogliono. Minacciano la tua famiglia affinché tu prenda parte alle loro truffe. Insomma, distruggono la tua vita. Porca puttana. Pare che tra le loro vittime vi siano alcuni dei nostri studenti. No. No! Silenzio! No! Silenzio! Prendono di mira soprattutto i più giovani. Come si chiama il loro boss? Non lo sa nessuno. Alle vittime viene intimato di non testimoniare, quindi nemmeno la polizia riesce a venirne a capo. E tu vuoi che iniziamo da questo? Dovreste esserne in grado, se davvero siete i giustizieri che si fanno chiamare ladri fantasma. O forse ha ragione Akechi quando dice che le vostre azioni sono illegittime. Non puoi rispondere con qualcosa di arguto. Il cuore della loro attività è a Shibuya. Questo è tutto quello che so. Avete 2 settimane. Una volta scaduto il tempo, consegnerò le mie prove alla scuola e alla polizia. Pensavo alla scuola di polizia. Spero che non mi deluderete. Avevo proprio il coltello dalla parte del manico. Spero che non mi deluderete. Cazzo, non ha fatto altro che darci ordini. Avanti, dobbiamo contattare Yosuke. La presidente del consiglio studentesco della Shujin. Stai dicendo che Makoto ficcava il naso in questa faccenda dei ladri fantasma? Haven't you noticed? Perché mai Makoto? Ti rimballo mia sorella per farmi saltare i nervi, eh? La tua tesione sta non ha limiti. D'accordo, ascolterò tutto ciò che hai da dire prima di valutare la veridicità delle tue affermazioni. Che nervi! La mafia, eh? Siamo sicuri di farcela? A ogni modo, non abbiamo alcuna informazione sul nostro obiettivo. Questo tizio è un boss del crimine, quindi non mi sorprende che possa avere un palazzo anche se... Non trovate che questa sia un'ottima opportunità per noi? Eh? Siamo nei guai fino al collo! Persino dopo aver punito un uomo malvagio che sembrava onesto, il pubblico non ha creduto in noi. Tuttavia, se avessimo la meglio su un vero criminale, uno che nemmeno la polizia riesce a catturare... Ah, giusto! In questo modo la gente crederebbe in noi. Già! Così persino Akechi dovrà riconoscere che siamo i legittimi ladri fantasma! Che ne dici, leader? Justice! Cazzo, sì! Ci basterà fare quello che facciamo sempre! Abbiamo solo 2 settimane, giusto? Non possiamo permetterci di perdere troppo tempo. Chiederò in giro per la Kosei per scoprire se ci sono delle vittime. Ok, io conosco alcune ragazze che frequentano parecchio Shibuya. Proverò a chiedere a loro. D'accordo, allora io proverò a fare qualche ricerca online.
A questo punto direi che sta a te e a Morgana se tacciare la scuola. D'altronde sei stato tu a capire cosa fare quando è successo quel casino con Kamoshida, no? Ti darò una mano io. Perfetto, vediamoci nel fine settimana, non appena avremo raccolto tutte le informazioni. Ti contatterò io più tardi. Umaebomo, Shindeiru. Nani? Hai un momento? Certo, Yusuke. Beh, che... desidero vedere la Sayuri. Se stai andando a casa, ti accompagno. T'avevo detto, Scapuz. Te l'avevo detto o non te l'avevo detto? Ah, la Sayuri. Mi sembra molto adatta a questo locale. Sono felice di aver deciso di lasciarla qui. Danny, temo di ritrovarmi in circostanze decisamente poco gradevoli. Da che stai a parlare? In parole povere, ho bisogno della tua assistenza. Ti prego di ascoltare ciò che ho da dire. A volte, durante la mia carriera artistica, ho faticato a fare i miei particolari motivi o tecniche. Tuttavia, sono sempre riuscito a superare i miei momenti di impasse. Adesso mi trovo in una situazione simile, ma più mi sforzo di uscirne, più ne rimango invischiato. Mi sembra di essere stato colto da quello che nel mondo dell'arte viene definito un blocco. Sapevi che frequento la Kosei grazie a una borsa di studio artistica. È molto ambita e non si assegna per spirito di carità. Per confermarla devo continuare a distinguermi. Dovessi perderla, probabilmente non avrei altra scelta che lasciare la scuola. I primi tempi dipingevo solo ciò che desideravo e quando lo desideravo. Il mio unico obiettivo era la ricerca della pura bellezza. Era quello a farmi andare avanti. Il mio unico desiderio era che le mie opere emanassero lo stesso fascino luminoso della Sayuri. Ma quali motivazioni ho adesso? Riconfermare la borsa di studio? Conservare un tetto sulla testa? Ora il mio pennello è mosso solo da desideri pratici. E le mie opere riflettono tale impurità. A essere sinceri, non so nemmeno se posso ancora definirmi un artista. Sembri davvero stressato. Ti chiedo scusa, devo essermi lasciato trasportare, ma semplicemente non posso accettare questa assenza di scopo nella mia arte, e questa mia irresolutezza mi turba. Un'ambizione così vaga e in un certo senso peccaminosa. D'altro canto, lasciare che la mia giovane carriera si concluda così sarebbe un peccato mortale. Io vorrei soltanto creare delle opere di cui poter davvero andare fiero. Danny, osserva la Sayuri, la sua figura incandescente, il suo sguardo seducente, ecco cos'è la vera bellezza. Eppure, per quanto mi sforzi di riprodurla, la sua soave eleganza continua a sfuggirmi. Perché, ti chiederai? Senza dubbio perché è cambiato il pittore, perché è cambiata la sua anima. Ma se le mie congetture sono corrette, anima non è che uno streamer, non è che un altro modo per definire il cuore. E cos'è il cuore? Come fa a dar vita a tanta bellezza? Devo comprenderlo. E tuttavia, non so come fare. Danny, saresti in grado di aiutarmi? Tu hai già prodotto un profondo cambiamento nel mio mondo. Per questo ritengo che tu sia la persona più indicata per aiutarmi ad avvicinarmi alla verità. Sarò felice di aiutarmi. Basta che stai zitto, Yusuke. Sei veramente prolisso. Magnifico! Per adesso l'insegnante di arte non ha ancora notato drastici cambiamenti nelle mie opere. Ma non potrò nascondermi per sempre. Se il cuore è impuro, prima o poi la terra lo tradirà. Adesso devo andare. Sto per scattare il mio coprifuoco. È un po' pesante, Yusuke, eh? Odio la pioggia. Mi butto giù di morale. Pi, 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 pi. È un bellissimo personaggio Yusuke, però è un po' prolisso. È uno dei suoi difetti. Where have you been? Been searching all along.
Ah, oh, sì. Quando va nel Mementos? Appena posso. Il fatto è che adesso stiamo per sbloccare il... Stiamo per sbloccare il coso. Il nuovo dungeon. Quindi mi sa che ci andiamo dopo il dungeon. Galleria, vediamo se possiamo uscire con Justine e Caroline. Bene, è tempo di nominare il posto, Justine. A te l'onore. Ascolta attentamente. Il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è... un luogo visitato dai giovani dove si ha l'opportunità di osservare le fantasie umane. Abbiamo sentito che ospita un'ampia scelta di fantasie consultabili, al di fuori di un palazzo. Assurdo. Già, queste fantasie... sono la concretizzazione delle cognizioni altrui. Saranno di un certo stimolo. Un luogo simile ti suona familiare? Allora, sai dov'è? Accompagnaci immediatamente lì. Il cinema Shibuya. Dunque? Andiamo al cinema. Il cosa? Fisima? Cos'è? Un posto dove sono tutti fuori di senno? Confermeremo personalmente le informazioni. Fai strada. È stato piuttosto divertente, prigioniero. Non sottovaluteremo più l'immaginazione umana. Dici di esserti divertita, ma le tue urla hanno dato tutt'altra impressione ai presenti. Non mi sorprende che ci scambino tutti per delle bambine delle elementari. Sta zitta! È stato solo perché quell'affare mi è saltato in faccia. E poi anche tu eri terrorizzata, Justine. È stato decisamente traumatico. Gli occhi e il naso sembravano allungarsi verso di me. Ed è cominciato tutto quando ho indossato quei maledetti occhiali neri. Cos'erano esattamente quelli che abbiamo indossato? Occhiali 3D? Quindi gli occhiali nascondono una specie di trucco? Ma i tuoi occhiali sono normali, vero? Non ti sei distratto mentre guardavamo il film, vero? Ma poi, perché gli umani si inventano delle menzogne così grosse e elaborate? Immaginarle non è abbastanza soddisfacente. Persino sognare sembra un passatempo migliore. Perché gli umani arrivano a spendere del denaro per assistere a eventi fittizi? Per sfuggire alla realtà? Perciò desiderano distogliere lo sguardo dal mondo in cui vivono. Che risposta inquietante. Per sfuggire, dici? Anche questo sembra piuttosto umano. Non è che per caso stai pianificando anche tu una fuga, prigioniero? Opponiti quanto vuoi, resterai sempre il nostro prigioniero. Per te è inutile anche solo pensare a un'impresa tanto folle. Oppure, quella linea di pensiero è un altro modo per evadere dalla realtà. Che patetica illusione! Scommetto che stavi pensando di spazzare via la porta della cella, vero? Non pensarci nemmeno, Caroline. Se tentassi un'evasione così flagrante, sia noi che il nostro padrone lo noteremmo subito. E allora cosa faresti tu, Justine? Userei un cucchiaio per scavare un buco nel muro e poi lo coprirei con un bel poster. Far saltare la porta della cella mi sembra più d'impatto. Hanno sfruttato quel piano in una delle anteprime, vero? Impugnando un bel bazooka. Gli evasi catturati vengono giustiziati sul posto. Per i prigionieri in fuga le opzioni sono libertà o morte. Suspense e trepidazioni sono ingredienti fondamentali di ogni buona fuga. Non hai imparato nulla dal film, Caroline? O forse avevi semplicemente spento il cervello? What? Zitta! Il prigioniero risolverà la questione per noi. Ehi, dici come cercheresti di evadere. Faresti saltare la porta o useresti un cucchiaio? Mi intriga la storia del cucchiaio. Sentito, Caroline. Persino il prigioniero sa che un piano rozzo come il tuo non ha speranze. Fa niente. Tanto non è che possa fuggire davvero. Non c'è niente di male nel fantasticare un po' ogni tanto. Esatto. Oggi abbiamo appreso molto sul potere dell'immaginazione umana, origine di molti palazzi. Sei libero di fantasticare, prigioniero, ma controllati.
Il tuo obiettivo è concentrarti sulla riabilitazione. Detto questo, ecco la tua ricompensa. Frey, sai, credo che per oggi sia tutto. È ora di tornare. Così adesso possiamo insegnare Frey a quel persona e far portare avanti il loro social link. Quando definiresti una persona prolissa? Quando parla più di quanto sia necessario. Storia di Buciko. Kindness. Conoscenza. Madget. What are your thoughts? A un certo punto finiranno i personaggi di Frankenstein da cui prendere i nomi. Credo di sì, è possibile. Non l'ho mai letto Frankenstein in realtà. Le aiutanti di Igor sono reali, potrebbe spiegare? Sì, sono reali, possono viaggiare nel mondo reale e interagirci fisicamente. Manca Igor, proprio tipo pronunciato Igor. Quel tizio, Ida, è qui. Dai, Yen. Sai che non te lo so dire, Zenith, perché l'ho giocato troppo tempo fa per ricordarmi come cazzo massimizzare le stazze in persona 3FS. Nijima-kun, cosa sta succedendo? A quanto pare i danni causati da questo presunto clan mafioso hanno raggiunto il corpo studentesco. Ecco, credevo che questa assurdità non fosse altro che uno scherzo. Non solo vi sono delle vittime, ma... Beh, si dice anche che degli studenti siano stati coinvolti nei crimini. Beh, inoltre i loro tutori mi chiedono delucidazioni al riguardo. Perché sta accadendo tutto questo? Purtroppo non so cosa rispondere. È la peggiore disgrazia che ci sia mai abbattuta su questa accademia. Se si venisse a sapere. È una questione vitale per il consiglio studentesco. Non ti avevo forse chiesto di risolverla? Semola, recupera la mia freccia. Sto facendo del mio meglio. Posso fidarmi di te? Devi fare qualcosa, al più presto. Sei l'unica persona affidabile. Qui dentro cerca di non deludermi. A quanto ho sentito, anche gli studenti iniziano a lamentare le tue mancanze. In questo passo perderemo entrambi il nostro ruolo all'interno di questa scuola, lo capisci? Sì, le chiedo soltanto di darmi un altro po' di tempo. Ha mai fatto la run femminile di Persona 3 Portable? No, l'ha fatta due volte Chiara e io ho sbirciato un po' da lei. Ho bisogno di un consiglio. Il consiglio è ciò che devi chiedere quando ne senti il bisogno. Questa è la mia saggezza al riguardo. Se vuoi chiedermi un consiglio, scrivi. So perché le mie sorelle mi hanno detto che non accettano valute straniere, ma io gli avevo detto gli avevo dato un'autentica banconota giapponese. Non sanno riconoscere Hirobumi Ito. Noriega. Fra banconote e monete, quali vengono rilasciate dal governo? Nessuna delle due. Vengono rilasciate dalla zecca. Oh no, solo le monete. Bene. Le banconote sono rilasciate dalla banca, le monete vengono coniate dal governo. Ah. Capito. Non ancora. Anche in Italia è così? Non lo so. Piazza. Chi ha scelto come run romantica? Akihiko nella prima, Shinjiro nella seconda. Ah, prima di aiutare Anne. Sì, devo per forza aiutare Anne.
E quindi ho tanto bisogno di soldi in questo momento. Puoi parlarmi di quel lavoro part-time facile facile? Tu di sicuro sai tutto, Ida. Tu non hai bisogno del mio aiuto. Una ragazza come te non ha problemi a trovare lavoro. Ora che mi ci fai pensare... Già. Allora, voglio dire... La situazione sta precipitando. Oh, François! Il mio gatto François è finito sotto un'auto. Inoltre è molto malato, ho bisogno di soldi. Non è per nulla convincente. Ma sta parlando di me. Se François morisse, morirei anch'io dal dolore, credo. Dai, non dire così. Se vuoi salvarci, parlami di quel lavoro part-time facile facile. Tu ne sai qualcosa, vero? Ho sentito le voci che girano. Voci? È stato Nishiyama... Nishiyama? Oh, ehi, cosa hai detto su Nishiyama? Beh, è riuscita a riprendere il suo pavento. Ora non sta più recitando. Beh, lasciamo quel tizio Dan e andiamo a cercare questo Nishiyama. Hai un minuto? Stai cercando qualcosa, giusto? Voglio aiutarti, quindi chiedimi quello che vuoi. Dov'è Nishiyama? Nishiyama? Di solito è in compagnia di Ida. Oh, vuoi fargli delle domande su Ida? Ecco perché Takamaki lo rincorreva. Mi spiace, non so dove sia al momento. Di solito si trattiene fino a tardi, quindi è probabile che sia ancora a scuola. Mentre tu lo cerchi, io continuo a curiosare in giro. Tu. Stai cercando Nishiyama? Biblioteca. Già che siamo qui. Nishiyama? Sono io. Tu sei quello studente nuovo, vero? Ti serve qualcosa? Sai nulla di lavoretti. Lavoro? Ti riferisci a quella volta? Non lo so, avevo detto che non volevo farlo. È colpa di Ida. Aspetta, hai intenzione di fargli qualcosa? Si comporta in modo strano di recente. Cosa intendi dire? È davvero coinvolto in qualcosa di rosco? Dammi più dettagli. Un giorno siamo andati insieme a Shibuya e un tizio si è avvicinato mentre passavo da Central Street. Ci ha chiesto se ci interessava un lavoretto facile part-time. Io ho rifiutato, ma Ida ha accettato. E ha fatto al tizio un sacco di domande. Che lavoro era? Non lo so. Ero così spaventato che me ne sono andato da solo. Ma a sentire Ida ci vogliono solo 10 minuti ed è perfetto se sei una persona un po' anonima. Che è successo? Ida ha cominciato a spendere un sacco di soldi. E ha preso a comportarsi in modo strano. Non so altro. Ti basta, vero? Un tizio in Central Street. Significa che questo lavoretto ha a che fare con la criminalità. È una cosa veloce, è perfetto per chi non vuole farsi notare e c'entra una piccola busta. Ci dice nulla? Sembra proprio qualcosa che la mafia potrebbe organizzare. Droga? Che si tratti di... droga? Forse Ida si sta spacciando per loro. Sarebbe del tutto in linea con le buste, si può essere arrestati anche solo per possesso. E così sta spacciando. Non andrà a finire bene. Dai, torniamo da Anne. Chiediamole direttamente a Ida. Come fa Morgana a sapere cos'è la droga? Magari ne ha fatto uso quando era umano.
Ti prego, dimmi del lavoro, altrimenti il mio povero François... Insisti ancora con quella storia. Va bene, intervieni. Arrenditi, Ida. Noriega! Anche tu. L'ho già detto, non so nulla. Nishiyama ha parlato. Ah sì, quel bastardo, maledizione. Merda. E va bene, se sapete già tutto. Ma non voglio parlarne qui. Andiamo in un posto un po' più tranquillo. Ma che ti prende? E poi così, davanti a tutti. Sì, ho trovato un lavoro, e allora? Che c'è di strano? Dove vuoi arrivare? Spacci droga. Ma come hai... L'ho detto solo a una persona. Tra tutti non riesco a credere che sia stato proprio tu a scoprirlo. Hai ragione. Dicevano che sarebbe stato un semplice lavoro part-time. E mi sono ritrovato a spacciare droga. Dicevano che se avessi messo delle buste dentro gli armadietti, avrei ricevuto una bella paga. Però non sapevo cosa ci fosse in quelle buste. Comunque, è andata a finire così. Ti sta minacciando? Allora lo sapevi. Dopo avermi pagato trasferendo i soldi sul mio conto corrente, hanno cominciato a minacciarmi. Mi avevano fotografato insieme alla merce. Hanno minacciato di mostrare le foto se non li avessi pagati. Se già sapevi, perché mi fai tutte queste domande? Vuoi usare queste informazioni per minacciarmi anche tu? Non lo farei mai. Capisco. Beh, se anche volessi farlo, non avrei soldi da darti. Se davvero ti interessa quel lavoro, vai a Central State. È lì che me ne hanno parlato la prima volta. Ti ho detto tutto quello che volevi sapere, no? Posso andare? Bene. Raga, sto crollando purtroppo. Sono a caccia di liceali. Tutto bene, semplicemente ho bisogno di sciacquarmi la faccia. Muoviamoci domani. Allora, mi sciacquo la faccia e arrivo subito, ok? Take your time! Qualche sussino di Red Bull, ma pochi, che se no poi non dormo. Ci troveremo a spacciare il bagatta, penso di no. Ah, pensavo fossi un cliente, invece sei tu. Non vengono mai molti clienti quando piove, di questo passo finirò il contante. E se Caroline e Justin fossero Elizabeth e Margaret a persona 3-4 ma sotto forma di Loli? No, Christian. Devi solo continuare a seguire la serie per vedere chi sono Justin e Caroline. Però le assistenti della Velvet Room sono tutte sorelle. Ryuji. Morgana, scelgo te! Vai, Ryuji. Con ogni probabilità Ryuji trebbe troppo nell'occhio. Ah, fa troppo casino per essere un trafficante, vero? Aspetta, cosa? Povero Ryuji, ci vado io. Chi mi chiede di uscire? Oh, assolutamente sì che usciamo con cosa. Niente cruciverba. Kawakami! Certo che richiediamo la Kawakami.
costicchia un pochino, ma ne vale la pena. Maestro! Dove sei? Eccoti qua. Beh, ti sono piaciuti i servizi made in cucina insieme alla maid che ti ho offerto oggi? I noodles istantanei di lusso fanno la differenza, vero? Cucina qualcosa di serio. Cosa? Posso fare un incantesimo per renderli deliziosi? La prossima volta vuoi provare la cucina a casa Linda? Devi pagare un extra però. Preparerò un ottimo riso con uova e salsa di soia. Non chiedere di me se devi lamentarti. Inoltre credevo di averti avvisato, perché continui a chiamarmi? Ma mi hai scritto tu. Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Ero curioso. Sicuro che sia quello il motivo? Beh, non sono nella posizione per lamentarmi, visto che continuo a guadagnarci. Sono così stanca. L'altro giorno c'è stato un consiglio dei docenti. Perché durano sempre così tanto? Colpa dei ladri fantasma. Ultimamente gli studenti sono stati davvero irrequieti. Noi insegnanti non sappiamo cosa fare per gestire questa situazione. Scusate, la Red Bull mi fa fare i routine. Avrei preferito che parlassero di più del nostro bonus. Ho sentito che potrebbero tagliare lo stipendio degli insegnanti. Sono così stufa. Ti chiamerò più spesso. Azzolzone. Davvero? Continuerò a servirti con tutta me stessa, padrone. Se non accetterò altri turni sarò nei guai fino al collo. In ogni persona c'è una Velvet Room? Sì. Pronto? Come? Quanto? Non posso! Sì, ma... è vero. Certo. Sì, sì, capisco. Sì, è colpa mia, dopo tutto. Oh, hai sentito? Già, sono un po' indietro con i pagamenti per mia sorella. Deve essere duro. That's rough, buddy. Sembrerebbe una specie di malattia incurabile, quindi ci sono tante spese impreviste. Mi farebbe comodo se mi chiamassi ancora. Ah, lascia stare. Sei un mio studente, non posso continuare ad affidarmi a te. Cosa posso fare? Comunque, è ora che vada. Ehi, chiamami quando vuoi per le faccende di casa. Senza passare per il servizio delle maid. Abito qui vicino, quindi posso passare quando ti serve. Temo che senza i tuoi genitori tu non sappia cucinare o fare il bucato. Oh, e se trovi i tuoi amici... E se i tuoi amici venissero a trovarti all'improvviso, potrei sempre uscire dal retro. Oh, finalmente possiamo lavare i panni. Puoi chiedere a lei di prepararti caffè o farti bucato. Top! La chiamiamo ogni piesso spinto. Igor, che cos'è esattamente? Il gestore della Velvet Room. E il servitore del maestro. Non era così che sarebbe dovuto andare. Comunque, devo parlare al mio capo per farmi dare più turni. Devo farmi chiamare di più. Good night. Buonanotte. È un primo passo. Oh, e il padrone? Grazie per aver usufruito dei nostri servizi oggi. Allora, era buono? Hai assaporato l'amore con cui l'ho preparato? Ma non puoi mangiare solo noodles istantanei, giusto? Serve una dieta bilanciata. Forse la prossima volta puoi provare un po' della mia cucina casalinga. Sul serio però, sei giovane, dovresti mangiare correttamente. Grazie. Potrai ringraziarmi quando avrai dei miglioramenti concreti da mostrarmi. Voglio dire, il piacere è tutto mio. So che è una cosa banale da dire, ma dovresti mangiare meglio, ok? Voglio dire, considerando quanto spendi per farmi venire, puoi di certo permetterti dei pasti decenti. Spero che chiederai di nuovo i miei servizi. Ciao, ciao! Dai, per una volta B non ha fatto, facce strane. Traffici a Shibuya. Droga?
Anche se non sei riuscito a finire Persona 1 e 2, Eternal Punishment e Innocence, hai letto la trama, visto qualche riassunto? Sì. Sì, sì, che ne pensi? Carini, comunque. A parte Hitler. Ma in Giappone questa è una cosa normale? Cosa, le maid? Sì, ma è vista un po' da degenerati. Cioè, è vista un po' da pochi di buono. Non da criminali, soltanto da sfigi un pochino. Però è molto diffusa. Quindi la gente entra nell'ottica che sono cose che succedono. Avere delle maid o gente che frequenta maid, quarantenni che vanno ai concerti delle idol. Ok, ci siamo tutti. Durante il giorno ci sono un sacco di liceali. Di sicuro avranno un modo per prenderli di mira. Scoprire i dettagli sarà arduo. Con una simile folla la probabilità sono irrisorie. Dobbiamo farlo. Giusto. Li prenderemo per le palle. Come dicevamo ieri, tu dovresti dirigerti a Central Street, Danny. Perfetto, andiamo. Fatemi sapere se trovate della gente losca. Andrea, deciditi e passa definitivamente a Koeya. Cosa siamo? Beh, andiamo, possiamo finire per imbatterci a Malfia. Makoto, ciao. Stai indagando qui con i tuoi amici? Spero che ne venga fuori qualcosa, conto su di te. Ci sto seguendo. No, è impossibile. Morgana, sì che ci sta seguendo. Ehi, non mi interessavano tutte le marche più in voga. Stiamo facendo sconti speciali proprio qui dietro. Mi va di venire a dare un'occhiata. Abbiamo fatto troppi ordini, quindi sono avanzati molti pezzi. E se non li vendo, il mio capo mi ammazzerà. Me li vendo con un super sconto, che ne dite? Cosa facciamo? Dipende dal prezzo, non credi? Ehi, e tu che ne dici? È un'occasione imperdibile. Ho da fare. Oh, un vero peccato. Torna se cambi idea. Forza, il negozio è a due passi. Perché non dare un'occhiata? Ma quell'uomo ha una tracolla uomo. Allora, chi mi coglie la citazione e non è già iscritto, della tracolla uomo si becca un sub. Un sub di livello 2, perché questa è una citazione molto, molto juicy boozy. Pare siano dei saldi, non dovrebbero interessarti. Non hai Scrubs, non hai iCarly. Già, mi ha rovinato il gioco. Ho detto che non era già sub. Raga. Dio. Niente, ringraziate tutti quanti Carly, coso, Jammy, che ha rovinato il gioco a tutti. Era Friends, era quando Joy, Rachel gli dà una mano a farsi un guardaroba nuovo. Vede una borsa da donna e allora dice: oh, che bella quella, ma non è un po' poco mascolina? E lui dice, e Rachel gli dice: no, guarda che. E quindi lui comincia a portare la borsa. Che c'è, ragazzino? Non vedi spesso gente come me, vero? Voglio un lavoro part time. Dovrebbe essere una specie di password. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Non sono qui da molto. Parla con qualcun altro. Presentami. Non è così facile. Conosco solo una persona qui intorno. A volte lo vedo in un vicolo oltre la strada, ma non credo sia lì oggi. Potrebbe essere vicino alla stazione. Prova a cercarlo lì. Lo so. Pip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 
Sarebbe come quando Ted si è comprato un paio di stivali alti rossi in How I Met Your Mother. Non ho mai visto How I Met Your Mother, ma so che How I Met Your Mother prende molto spunto da Friends in molte cose, oltre che al format. Ma Cotto, come fai a essere già qua? Alla fine la città. Ho passato tutto il tempo finora a parlarne. No, non era il centro commerciale sotterraneo. Eccolo là. Cos'è quello sguardo inquietante? Se devi dirmi qualcosa, fallo e basta. Voglio un lavoro part-time. Un lavoro part-time.
Non si tratta di qualcosa di inordinario, vero? Dammi retta, lascia stare. Ti spremeranno fino all'ultimo centesimo con estorsioni e minacce. Alcuni miei amici sono caduti vittime dei loro piani. Mafia significa guai, credimi. Come faccio a parlarci? Ma ti avvicineranno loro se ti trovi in zona. Per farti capire chi evitare, ecco come fare a riconoscerli. Di solito usano frasi strane, parole in codice, in pratica. È il modo in cui comunicano. Fai attenzione se senti qualsiasi cosa sospetta. Cercheranno di avvicinarti anche di giorno. Non si fanno scrupoli nemmeno coi ragazzini. Per quanto Friends sia bella, non la riesco a vedere. Le risate da sitcom mi danno troppo sui nervi. Non dimmi quando ridere. Dopo un po' non ci fai l'abitudine. Mister Pianet, non uso Twitch da una vita. Ah vabbè, non ti preoccupare Marco. Puoi cambiarlo se vuoi, basta che venda le impostazioni del tuo Twitch. Mi signore, qui è quasi l'una e una classe online alle 8. Ciao, ciao Lotti. Buonanotte. Raggiungi il vicolo. Ma la valvola di Persona 5 è l'unica a non essere in movimento. Quella di Persona 4 è una limousine e quella di Persona 3 è un ascensore. Quella di Persona 1 e 2, quella di Persona 2 non è in movimento. Non mi ricordo se c'è in Persona 1 la Velvet Room. Nel 2 c'è di sicuro ed è un jazz club. E c'è Igor di fronte a un pianoforte. C'è una ragazza canonica per Joker? In Persona 5 era molto Makoto. Makoto era molto messa un po' come quella che canonicamente ti devi fare. N è quella che ti vendono molto sin dall'inizio. Ma in realtà sta molto al... Cerca il vicolo. Raggiungi il vicolo. Questo, forse? Diciamo che Giammi si è fatto perdonare. Grazie Giammi. Amedio ringrazia Giammi che ti ha regalato un sub. E fate tutti un piccolo applauso a Giammi che... Perché questa la nostra corte è un luogo di gente d'onore. Bravo Giammi. Giammi è un good boy. Hello. Ciao. Avete scoperto qualcosa a proposito del boss? Non sono affari tuoi. Shibuya è molto grande. Beh, anche questo è vero. Ehi, avete un minuto? Ho un bel lavoro. Ehi, dimmi. Ho una bella sorpresa per te. Questo è Friends, ve lo dico subito. Sempre Joy. Ho un bel lavoretto per voi. È molto semplice. Si tratta solo di consegnare delle cose. Beh, a quanto pare non è stato così difficile. Siete liceali, eh? Non volete qualcosa in più delle vostre paghette? Quando parli di consegne ti riferisci a merce sospetta? Simpatica la ragazza. Quindi? Non mi rispondi? Allora avevo ragione. Ma che problemi avete? Perché tutte queste domande? Ti denunzierò! Io ho querelato per molto meno. La violenza non servirà. Scherzavo. Ah, ma perché perdo tempo con degli stupidi ragazzini? Comunque devo scappare. Ci si vede. Se non vuoi avere a che fare con noi, potremmo parlare di persona con il tuo capo. Minchia Makoto. Quanto sei stupido a volte. Ma fai sul serio? Anche sapendo di chi stiamo parlando. Non ci credo. Ok, me ne vado, mi avete rotto. Questo è il tipo il bangla sotto casa mia, ma in Giappone. Sono quasi certa che faccia parte dell'organizzazione che stiamo cercando. Wow, come ci sei arrivata? Vedetela con molto sarcasmo. Non ho alcuna prova, però. Ho cercato di fargli dire qualcosa, ma è riuscito a evitare tutte le mie trappole. Comunque, grazie per avermi difesa. Ma quali trappole, Makoto? Evitato tutte le mie trappole. Makoto, sei stata la cosa più diretta della Terra. Sei stata più diretta del Frecciarossa Milano-Torino. Ora devo andare. That boss seems tricky.
Quel boss sembra un osso duro e pare anche aver istruito bene i subordinati. Non mi sorprende che la polizia stia avendo problemi a catturarlo. Comunque hai coraggio da vendere, non hai indietreggiato di un millimetro davanti a quel teppista. Anche se purtroppo non abbiamo recuperato alcuna informazione. Per oggi fermiamoci qui. Let's do this!